Grazie a tutti voi e grazie per l'invito, che è estremamente piacevole. Io amo molto parlare di ciò che mi piace, di ciò che amo, di ciò che faccio, quindi ogni volta che se ne presenta la possibilità lo faccio molto volentieri. Diceva prima il Presidente che sappiamo poco delle piace, parliamo di spazi verdi, ma quello che sappiamo delle piante è poco, e quello che normalmente crediamo di sapere è sbagliato. Questi sono due punti cardine che servono un po' a inquadrare il problema. Quindi mi perdonerete se io inizierò questa chiacchierata con ricordandovi alcuni dati che probabilmente chi mi conosce già se mi ha sentito dire, però insomma è sempre meglio ripetervi. Questi dati sono: le piante rappresentano la quasi totalità della vita sulla Terra, quindi noi di fatto non sappiamo nulla della vita. Cosa intendo dire quando dico rappresentano la quasi totalità della vita? È difficile stimare quanta vita esiste sulla Terra. Esistono delle stime molto accreditate che dicono che le piante rappresentano dal 95 al 99,7% della biomassa del pianeta. Che cos'è la biomassa? Non bisogna fare confusione, non sono il numero di specie. La biomassa è la massa. Se noi potessimo pesare tutto quello che è vivo sul pianeta, molto probabilmente intorno al 99%, un pochettino di più, sarebbe rappresentata da piante. Da piante intendo dire che è una parola molto ampia che include tutto ciò che è capace di fare la fotosintesi. Ora, quindi noi animali, comunque c'è un rapporto, questo chiaro che conosciamo invece, al di fuori di ogni stima, che dice che il rapporto fra piante e animali è all'incirca di 1 a 1. Quindi gli animali sono un millesimo in peso rispetto alle piante. Eppure tutti quanti noi abbiamo una sensazione completamente diversa. Noi non vediamo le piante, non le vediamo perché rappresentano come una specie di sottofondo, un arredo. Infatti parliamo spesso di arredo urbano, di sistemazioni verdi, eccetera, eccetera, cose tutte orribili, ovviamente, che a me non piacciono, perché le piante, e su questa è una cosa che spero chiariremo nel corso di questa chiacchierata, sono esseri viventi estremamente sofisticati, complessi, che hanno delle strategie e dei comportamenti che non sono in nessuna maniera, per nessuno, risvolto inferiore a quelli degli animali. Ora, un'altra notizia falsa riguardo le piante è che normalmente si ritiene che siano degli esseri molto antichi. Cioè, in qualunque libro delle elementari, dei vostri figli, voi troverete la famosa sequela per cui ci sono, durante l'evoluzione, sono apparsi i primi esseri unicellulari, poi le piante, poi tutta la sequela degli animali, fino ad arrivare all'uomo. Questa cosa è vera da una parte, nel senso che fra i primi esseri apparsi sulla Terra ci sono ovviamente degli esseri unicellulari fotosintetizzanti, fondamentali. Ma il dire che le piante, questo è un altro grosso problema, le piante sono tutta una cosa tutta unica, insieme, varie, le piante. Ma le piante non sono niente del genere, le piante sono una differenza enorme tra le piante, molto superiore alle differenze che troviamo negli animali. Quindi le angiosperme, le piante da fiore, che sono la maggior parte delle piante che noi troviamo intorno a noi, sono degli organismi invece estremamente moderni. Quanto moderni? Sono apparsi sulla Terra ben dopo l'apparizione dei primi mammiferi. Se volessimo più o meno collocarli in maniera abbastanza chiara, le piante sono apparse, diciamo, immaginiamo a metà, grosso modo, tra l'apparizione dei primi mammiferi e l'apparizione dell'uomo. Quindi le piante da fiore
sono organismi molto moderni. Voi direte, beh, questo ha qualche importanza? No, avete ragione, non ha nessuna importanza, perché non c'è nessun legame fra la complessità di un organismo vivente e il momento in cui questo è apparso sulla Terra. O per meglio dire, ci sono esseri viventi, organismi estremamente complessi, estremamente sofisticati, che si sono estinti. Questo è un altro argomento interessante che non so se avremo tempo di trattare, ma riguarda la questione, riguarda la nostra posizione nel mondo. La nostra posizione nel mondo ovviamente è da noi percepita come dominante. Noi vediamo tutto quanto attraverso i nostri occhi. Il famoso antropocentrismo è una cosa ineliminabile, cioè non è un problema che possiamo superare. Noi, in quanto uomini, vediamo tutto quanto attraverso i nostri occhi. Noi lo sappiamo bene che è un limite, però non possiamo superarlo, questo limite. È una specie di antropocentrismo, diceva, è qualcosa di simile al campo visivo. Diceva Wittgenstein, dice, tutti quanti sanno che il campo visivo è una cosa che ha un limite. Tutti sanno, non è che io posso vedere qualunque cosa, però è difficile identificare questo limite. L'antropocentrismo è una cosa del genere. È insito, noi siamo uomini, quindi vediamo tutto attraverso i nostri occhi, e comprendere quello che è molto diverso da noi c'è impossibile. E quanto diverso sono le piante, questo è compito, spero, di darò qualche notizia nei prossimi minuti. Facciamo però questo sforzo piccolo di cercare per un momento di immaginare di essere una pianta. E essere una pianta è uno sforzo, richiede uno sforzo di immaginazione fortissimo, perché una pianta è qualcosa di incredibilmente diverso dagli animali. Qual è la caratteristica principale di una pianta? Ce ne sono tantissime, tantissime. La più bella di tutte, secondo me, cioè, è che le piante aumentano l'ordine della Terra, cioè le piante vanno, diciamo, vanno contro l'entropia della Terra, mentre gli animali vanno a favore dell'entropia. Ho detto in parole molto più banali, le piante producono e gli animali disfano. Questa è una distinzione fondamentale. Le piante sono il link, la catena che permette all'energia del sole, che è l'energia che fa vivere, che è il motore di questo pianeta, di questo sistema, permette di trasformare l'energia del sole in un'energia che poi è utilizzabile, un'energia chimica che è utilizzabile da noi animali e che noi utilizziamo per mantenere l'ordine. Ma insomma, lasciamo perdere questo discorso dell'entropia e pensiamo a questo punto, alla differenza fondamentale. Poi ci sono tutta una serie, piante e animali sono in antitesi, sono tutta una serie di yin e yang, di bianco e nero. Le piante sono ferme, gli animali si muovono, le piante producono energia, gli animali consumano energia, le piante sono lente, gli animali sono veloci, e così via, e così via, e così via, fino a quella che poi è la più interessante di tutte fra le antinomie che affronteremo fra un pochettino, che è la differenza tra la concentrazione, gli animali concentrano e le piante distribuiscono. Poi vi chiarirò qual è e che cosa vuol dire questa cosa. Per intanto, la caratteristica che a tutti noi colpisce delle piante è il fatto che le piante sono ferme. Non è corretto questo, le piante non è vero che sono ferme. Le piante si muovono moltissimo, si muovono su dei tempi diversi. L'aggettivo corretto da utilizzare per le piante è un aggettivo un po' desueto, poco frequentato della lingua italiana, sessile. Le piante sono sessili. Sessili vuol dire radicate, stanno, non possono spostarsi. Questo è, diciamo, sarebbe la definizione più corretta. Non si spostano dal luogo in cui sono nate, ma si muovono tanto. Allora, ritorniamo a quel piccolo esperimento
come diceva Einstein, gli esperimenti mentali. Proviamo per un attimo a pensare che cosa vuol dire essere una pianta. Per noi animali è difficilissimo, perché noi abbiamo nel nome stesso animali, siamo animati, ci muoviamo. Abbiamo questa caratteristica così fondante della nostra, del nostro stesso essere, che ci impedisce di capire cosa vuol dire essere invece una pianta, che è una cosa che non può invece spostarsi. Perché è fondamentale? Perché se voi siete una pianta e siete, qui piccolo sforzo di immaginazione, state in una foresta, siete radicati, come fate a risolvere qualunque dei vostri problemi? Pensateci un attimo. Come risolvono i problemi gli animali? Gli animali risolvono i problemi col movimento. Qualunque cosa voi dobbiate fare si produce, si ha un finale, un output finale che è un movimento. Tant'è vero che una delle più enormi difficoltà nello studio delle piante è quello di capire i comportamenti che non si esplicano attraverso dei movimenti. Come si fa a fare una cosa del genere? Questa è una complessità sperimentale. Allora, tutto quello che noi facciamo ha come finale un movimento. Tant'è vero che noi quasi sempre non risolviamo i problemi. La parola più corretta sarebbe dire che noi li evitiamo. Gli animali evitano i problemi. Immaginiamo, c'è un animale che ci vuole mangiare, scappiamo. Fa freddo, andiamo dove fa caldo, andiamo dove fa freddo, non abbiamo da mangiare, andiamo a cercarci. Non abbiamo con chi accoppiarci, ce lo andiamo a cercare. Tutto quanto si esplica attraverso il movimento. Una pianta non ha la possibilità di fare questo. Eppure sono talmente brave a risolvere i loro problemi da rappresentare, ve lo ricordo di nuovo, era per questo che è importante ricordarlo all'inizio, la quasi totalità della vita. Questo pianeta è fatto di piante. Noi siamo una quantità assolutamente irrilevante. Vi ricordo che in biologia non esiste un'altra misura del successo di una specie, di un gruppo di specie, che quella della sua diffusione. Così come, immagino, in un mercato è la stessa cosa. Non si può dire che un'azienda che ha il 99,6% è meno importante di quella che ne ha lo 0,3%, però potrei sbagliarmi, non è la mia materia. In biologia sì, vi assicuro, funziona così. Quindi la percezione, la nostra percezione è una percezione che è sbagliata, una percezione falsa. Allora come fanno le piante, troviamo a risolvere i problemi? Se sei radicato, per esempio, e ci sono degli animali che ti mangiano, come fai a sopravvivere? Immaginiamo se una pianta fosse fatta come noi. Quindi se una pianta fosse fatta come un animale. Il primo bruco, non c'è bisogno di pensare a una pecora, a una mucca che mangia grandi quantità, a un erbivoro grosso, ma un bruco che produce un buco in uno qualunque dei nostri organi sarebbe sufficiente a ucciderci. Allora, prima enorme, straordinaria differenza, le piante sono fatte in una maniera diversa, non hanno organi singoli o doppi, hanno le foglie, hanno le radici, ma ne hanno in enorme quantità. Le piante non hanno due occhi, uno stomaco, due polmoni, un cuore, un cervello, due reni, eccetera. Perché non ce ne hanno? Perché gli organi sono un punto debole. Gli organi sono un sistema efficiente per fare le cose, ma sono anche un punto debole. Qualunque alterazione, qualunque minima malfunzionamento di un organo è sufficiente a far scomparire la vita in un animale. Allora le piante, perché sono proprio per questa loro necessità di robustezza, hanno un'organizzazione che è completamente diversa. Gli animali, questa era quella differenza che vi avevo detto prima, concentrazione contro distribuzione. Gli animali concentrano le funzioni all'interno degli organi.
Noi respiriamo con i polmoni, vediamo con gli occhi, digeriamo con lo stomaco, sentiamo con le orecchie, eccetera. E il fatto che le piante non abbiano questi organi ci impedisce immediatamente di pensare, anche semplicemente di immaginare, che abbiano le stesse possibilità degli animali. Perché? Sempre per quel discorso che vi dicevo prima, noi capiamo e comprendiamo soltanto ciò che ci assomiglia, soltanto ciò che è simile a noi. Ma guardate che cosa succede semplicemente nella comprensione di altri esseri umani, la cui unica differenza è una tonalità della pelle. Basta questo per mandarci completamente nei pazzi, non capiamo più niente. Sono diversi, non si, tutto quanto una cosa. Perché? Perché il nostro cervello, e questa è un'altra caratteristica tipica del nostro cervello, funziona in una maniera dicotomica, noi e loro. Tutto, questa è un'altra grande scoperta delle neuroscienze degli ultimi anni, tutto quello che il nostro cervello funziona sempre in chiave dicotomica, c'è noi e c'è loro. Voi lo sapete, per esempio, c'è un esperimento bellissimo che dimostra come a livello completamente subliminale, cioè che non richiede alcun ragionamento logico, se voi fate vedere delle immagini molto molto veloci, quindi a una velocità che impedisce, diciamo, il ragionamento, di per esempio un coltello che entra in una mano bianca, tutti i vostri, le vostre zone del dolore, di quella, come se voi, si attivano come se voi stessi in quel momento ricevendo quella coltellata. Sono gli stessi gruppi neurali che si attivano. Se la mano è nera, no. Se la mano è nera non si attivano più. Questo è, vi fa capire come il nostro cervello funziona in chiave esclusivamente dicotomica, noi e loro. Ora pensate che differenza è incredibile, abissale, esiste con una pianta. Noi un verme lo comprendiamo, perché un verme ha una testa, ha un corpo, ha una parte, diciamo, basale, una parte apicale, si muove, sente, e lo capiamo, anche se è una cosa incredibilmente lontana e diversa da noi. Una pianta no, perché una pianta non ha niente del genere, una pianta non ha gli organi. Allora come... Perché non ha gli organi? Questa è stata un'altra grande barriera alla comprensione delle piante. Il fatto che non avesse gli organi era ipso facto, indicava che non avessero le funzioni. Non è vero nulla. La pianta vede, sente, ragiona, digerisce, si nutre e lo fa in una maniera diversa. E questo è il punto fondamentale. Lo fa distribuendo le funzioni sull'intero corpo. O per meglio dire, ciò che gli animali concentrano all'interno degli organi, la pianta lo distribuisce sull'intero corpo. È una differenza incredibile. È incredibile perché innanzitutto è un'organizzazione diversa, è un'organizzazione distribuita ed è un'organizzazione che è estremamente efficiente. Ora, pensate quali implicazioni ha avuto il fatto per noi di essere animali e quindi di essere costruiti secondo questo criterio che vi ho appena descritto, organi che svolgono funzioni, governati tutti quanti da questo organo qui, il cervello, che coordina tutto quanto. Bene, abbiamo la nostra organizzazione inerentemente centralizzata. È un cervello che governa degli organi. Un'organizzazione di questo tipo è un'organizzazione chiamata verticistica, piramidale, centralizzata, come vi pare e piace. Questa organizzazione noi l'abbiamo replicata in qualunque cosa abbiamo prodotto, tutto. Qualunque cosa, le nostre società sono fatte in questa maniera. Addirittura alcune società hanno una diretta rappresentazione sul corpo dell'uomo. La divisione per caste della società indiana è immaginata e costruita sull'immagine di un corpo umano. Ci sono i bramini che sono il cervello,
poi ci sono tutte le altre caste a scendere, fino agli intoccabili che non fanno neanche parte del corpo. Gli intoccabili stanno fuori dal corpo umano. Quindi questa è... Ora, voi direte, vabbè, l'India hanno fatto questa cosa, farebbero bene a cambiarla. No, non credo che ci sia una gran differenza con noi. E quella è una società apertamente divisa in caste, la nostra è, diciamo, nascostamente divisa in caste, ma è la stessa identica cosa. Addirittura questa, diciamo, questo verticismo, come ben sapete, continua ad aumentare nel tempo, nonostante, diciamo, la popolazione umana aumenti, nonostante le rivoluzioni tecnologiche, tutto porta ad un aumento sempre di questa piramide, tant'è vero che ogni tanto escono fuori quei dati che ti dicono che è come, che ne so, il 3% della popolazione umana possiede il 96%, roba del genere, delle ricchezze del pianeta. Ecco, questi sono i dati di fatto, ma pensate a un organigramma, l'organigramma di qualunque organizzazione, di una scuola, di questa biblioteca, della mia università, è sempre fatta con un capo e poi tutta scendere degli organi che vengono coordinati da questo capo. Ha anche delle cose che non c'entrano nulla con la nostra organizzazione, penso che il computer, simbolo di modernità, come è fatto? C'ha un processore che è un analogo del nostro cervello, c'ha addirittura l'hardware le cui funzioni hanno gli stessi nomi delle nostre funzioni, la scheda audio, la scheda video, la memoria. Cioè noi costruiamo degli analoghi sintetici di noi stessi, sempre. Quindi ci ispiriamo a una cosa che è incredibilmente minoritaria e di poca efficienza in natura. Perché la stragrande maggioranza della vita funziona in una maniera diversa, in una maniera distribuita. Ora, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di queste due organizzazioni? Sono insiti nel fatto di essere animali e piante. Noi abbiamo questa organizzazione centralizzata perché il vantaggio di un'organizzazione centralizzata è quello di essere veloce. E quindi hai soltanto un capo che decide e che rende le decisioni veloci e il movimento necessario rapido. Nelle piante, le piante non hanno questa necessità di essere così veloci. Le piante possono tranquillamente prendere, perché hanno dei tempi, diciamo, che sono molto diversi dai nostri, possono prendersi tutto il tempo che vogliono e arrivare a una soluzione del problema. Perché questa velocità che noi utilizziamo, la utilizziamo quasi sempre per evitare il problema. Le piante invece prendono tutto il tempo che hanno, di cui hanno necessità e risolvono il problema. È una differenza di prospettiva enorme. Quali sono gli svantaggi di una organizzazione centralizzata? E qui dobbiamo passare un po' di tempo, perché gli svantaggi delle organizzazioni centralizzate sono enormi. E le organizzazioni centralizzate, il primo grande enorme svantaggio è che sono deboli, sono inerentemente deboli. Se tu rimuovi il capo, l'organizzazione scompare. Era una cosa talmente ben nota che la diceva già Karl Marx, in cui diceva tutto quello che è solido si dissolve nell'aria, frase che è stata presa come una delle frasi significative di ciò che è della modernità, veramente. Perché? Che cosa voleva dire Marx ai suoi tempi? Voleva dire, guardate, che questa società che sembra così monolitica, non scalfibile, inamovibile, è proprio per questa sua natura di rigidità debole. Se voi eliminate il capo, l'intera struttura crolla. È successa mai questa cosa? Tante volte. Vi faccio due casi molto interessanti. Quando Cortés
arriva nel continente americano, aveva un numero di soldati su cui ancora si discute, ma che sicuramente non era superiore a 500, cioè non erano più di 500 persone. Arrivano nella cortese con questi quattro scalmanati, arriva, perché non erano neanche un'elite di soldati, erano veramente, poi entriamo in un discorso, non immaginate che arrivano, vedo, l'equivalente dei SEAL, dei Marines, erano degli scalmanati che non avevano alcuna possibilità di trovare niente da fare in Europa e si imbarcano per questa avventura, quindi non era gente neanche addestrata, questo voglio dire. Arrivano nel continente americano e vanno all'attuale città del Messico. Pensando, Cortés pensava di trovare delle tribù di gente allo stato più o meno della pietra, e invece trova una città di 220.000 persone. Per capirci, al tempo in Europa non ce n'erano di città da 220.000 persone, con autostrade su cui passavano i beni, acquedotti, un mercato che occupava 60.000 persone. Quindi immaginatevi, vi dico questo per farvi capire che non era una società poco evoluta, poco complessa, ma aveva un problema enorme. Aveva un capo unico, Montezuma. Questa cosa Cortés la capisce, la faccio breve, ammazza, uccide Montezuma, e nel giro di due anni, una società che aveva più di 2000 anni al tempo e che era all'apice della sua potenza, perché non era una società, diciamo, in un momento di crisi o di decadenza, scompare perché non ha più direttive, nulla del genere. La stessa cosa farà Pizarro qualche anno dopo, stessa cosa identica, una volta con gli Azzechi, una volta con gli Incas. Due civiltà incredibilmente sviluppate crollano in un batter d'occhio esclusivamente per la rimozione del loro capo. È interessante, poi, da quella cosa lì gli spagnoli si insediano in America Latina e rimangono per tanto tempo. Circa due secoli dopo decidono di espandersi verso nord e pensano di poter fare la stessa cosa. Verso nord trovano una popolazione che non aveva niente a che fare né con la Zecchi né con gli Inca, sono una società veramente primitiva, erano gli Apache. Gli Apache erano un gruppo di nativi americani che, a differenza, non erano tutti così, tutti moltissime altre tribù avevano una società di tipo piramidale come la nostra, come quella spagnola. Invece gli Apache no, gli Apache erano distribuiti, non avevano un capo. Bene, ve la faccio breve, non riusciranno mai a passare quella barriera, non riusciranno mai ad arrivare nel Nord America perché saranno bloccati dagli Apache per centinaia di anni. Veniva distrutto un villaggio, questi si spostavano, erano nomadi, non c'è niente. Non riescono a passare. E questa è una cosa che poi, diciamo, poi abbiamo rivisto tante volte nelle operazioni militari, nelle guerriglie, eccetera. Bene, quindi abbiamo un problema enorme nelle organizzazioni verticistiche, che è quello di essere deboli. Poi abbiamo degli altri problemi che voi direte, ma non ci dovevi parlare degli altri. Però oggi mi è preso così, spero mi perdonerete se vi parlo di altri. Che ha a che fare con le piante? Perché quelle piante voi le dovete immaginare sempre come il convitato di pietra, stanno lì, sono un esempio diverso. Qual è l'altro problema enorme delle organizzazioni animali? È il problema che in un'organizzazione in cui c'è un vertice e in cui ci sono degli organi, c'è una trasmissione dell'ordine. L'ordine parte dal capo e poi viene trasmesso giù per i vari. Pensate, la Toyota, la più grande casa automobilistica,
ha un consiglio di amministrazione che prende le decisioni, che è formato credo da 11 persone, e poi ha un amministratore delegato che ha dei poteri enormi, e questi governano su un'azienda che ha qualche, non ricordo, quanti milioni di dipendenti nel mondo. Innanzitutto c'è un problema enorme di, proprio di efficienza. Ora, pensate, avete un'organizzazione che è formata da 8 milioni di persone e voi non usate 7.999.990 cervelli. Non è, una, è la cosa più stupida che si possa fare, perché la cosa più preziosa che abbiamo noi come specie, poi vedremo se questo è un pregio o un difetto in termini evolutivi, è il nostro grosso cervello. Non usarlo, e quindi non usarlo in un'organizzazione, la quasi totalità, è uno spreco enorme. Poi ci sono degli altri che le piante non fanno. Le piante, la risoluzione dei problemi avviene a livello locale, perché è una distribuzione. Immaginate un apparato radicale. Un apparato radicale è un organo distribuito ma enorme. Quando voi sentite, per esempio, quelle cose tipo sul nostro cervello, siamo in una fase di santificazione del cervello, per cui sentite dire, ah, il cervello nostro è la cosa, l'avrete sentito dire, la cosa più complessa dell'universo. Io, come, da dove sia venuta fuori questa affermazione, come la si possa sostanziare, non ho idea come mai il nostro cervello sia la cosa più complessa dell'universo. È una stupidaggine enorme. Se anche volessimo parlare semplicemente, perché lui dice, ma guarda che sono 8 neuroni interconnessi in questa maniera, viene con un numero qua difficile anche da pronunciare. L'apparato radicale di una quercia è costituito da un numero di apici radicali che è superiore a quello dei nostri neuroni. Di gran lunga, una piantina come una piantina, come il grano, ha circa 1 miliardo di apici radicali. Una pianta come una quercia di qualche centinaio d'anni ne ha diversi migliaia di miliardi. Quindi non stanno né in cielo né in terra queste organizzazioni, queste frasi sensazionalistiche. Ognuno di questi apici radicali, per questo ritorniamo alle organizzazioni, lavora in maniera autonoma e quindi risolve i problemi che riguardano il luogo in cui sta nella maniera più efficiente e migliore possibile. Perché è ovvio che è quell'apice radicale lì, che sta da quella parte, che ha le migliori informazioni per risolvere il problema rispetto a quello che sta a 100 metri o a 500 metri. Bene. Nelle organizzazioni verticistiche la trasmissione dell'ordine, innanzitutto lo facevate quando eravate ragazzini quel gioco, e io comincio a dire a lui una frase nell'orecchio, poi passa, e poi quando arriva alla fine è una cosa completamente diversa. Questa cosa è ineliminabile. Se c'è una trasmissione dell'ordine, l'errore c'è sempre. Questo è un primo punto. Poi c'è un punto che a me, secondo me, proprio è discriminante. Basterebbe questo, senza più nessun'altra motivazione, per essere a favore del modello vegetale. Il modello piramidale induce la burocrazia. La burocrazia è direttamente una conseguenza di ogni modello di tipo verticistico, perché gli organi, diciamo i passaggi intermedi di trasmissione dell'organo, dell'ordine, sono direttamente inquadrati con dei poteri, e questi poteri inducono dei problemi enormi. Ora facciamo una, per farvi capire che non è semplicemente la burocrazia, gli stati, eccetera, ci sono dei problemi ancora più gravi nelle organizzazioni tipo centralizzate. Nel 1962 viene catturato in Israele Eichmann, uno dei più terribili gerarchi nazisti. La sapete la storia di Hannah Arendt. Hannah Arendt era una filosofa ebrea americana, va in Israele a seguire il processo ad Eichmann perché voleva rendersi conto di quale atroce
criminale fosse questo Aiken. E si trova di fronte a una realtà che era completamente diversa da tutto quello che aveva immaginato fino a quel momento. Non si trova di fronte a Lucifero, ma si trova di fronte a un burocrate. Scrive un libro, infatti, che è uno dei pilastri del Novecento, che è La banalità del male. La banalità del male. Perché la banalità? Perché questo signore, questo Aiken, era un banale impiegato della gerarchia nazista, il quale si difende dall'inizio alla fine del processo dicendo: ma perché ve la prendete con me? Io avevo degli ordini, c'era un'autorità che era il mio Stato che mi dava degli ordini e io non facevo altro che eseguirli nella maniera più efficiente e migliore possibile. Dal suo punto di vista, che è quello di un'organizzazione centralizzata con una forte autorità, lui era perfettamente nel giusto. Cioè, io non faccio assolutamente nulla, ricevo degli ordini e li faccio eseguire, li passo. Tipico di un'organizzazione centralizzata. E questa cosa fece molto scalpore. La comunità ebraica si arrabbiò molto con Hannah Arendt, e dicendo che non aveva ben capito invece l'enormità di ciò che era successo. E qualche anno dopo un altro ebreo americano che si chiamava Stanley Milgram, che è molto meno conosciuto di Hannah Arendt, fa un esperimento, e qui per questo che a me piace molto e lo cito, perché è uno scienziato che mette in pratica un esperimento, che fa un esperimento, quindi ha dei dati reali, e fa un esperimento straordinario. Che cosa fa? Sta venendo. Mette un annuncio sul giornale dicendo: mi servono 500 volontari per un esperimento sulla educazione delle persone. Ci persone di qualunque tipo, vi darò 4 euro, 2 e 4 dollari. 4 dollari l'ora. Si presentano tantissime persone che rappresentavano un po' un panorama statisticamente, diciamo, uniforme della società americana. Che cosa doveva fare? Che cosa dovevano fare ognuno di queste 400 persone? Ognuno di questi entrava in una stanza. C'era uno scienziato che rappresentava l'autorità. Immaginate che io sono lo scienziato. Quindi andavo a prendere questa persona che è arrivata in una stanza, una stanzetta, e gli spiegavo l'esperimento. Allora, guarda, l'esperimento è questo. Ora, c'è lui, che sta in un'altra stanza, lo andavamo a vedere, al quale applichiamo degli elettrodi. E lui deve imparare delle associazioni di parole. Cioè, noi ora gli mettiamo degli elettrodi, torniamo nell'altra stanza, e tu con un microfono gli dici: tre parole, per esempio, ne sono libro, sedia, luce, e lui deve ripetere libro, sedia, luce. Ogni volta che sbaglia, dice lo scienziato a questo soggetto, che è il vero soggetto dell'esperimento, ogni volta che lui sbaglia, qui c'hai una bella macchina, vedi, che va da 10 volt fino a 1000 volt, e inizi, primo errore, gli dai una scarichina da 10 volt. Continui con altre associazioni, ogni volta che sbaglia gli dai una scarica sempre più forte. Su questa macchina che lui aveva su questo tavolo, questa persona, il soggetto dell'esperimento, c'è scritto che grande, così enorme, pericoloso, a un certo punto inizia a dire pericoloso, pericolo di morte, morte. Quindi a un certo punto uno dà una scarica per cui la persona muore. Ovviamente è tutto finto. E cominciano questi esperimenti. Allora, lui è in un'altra stanza, ma noi sentiamo le reazioni. Cioè sentiamo che quando gli dà delle scariche via via più forte, sentiamo delle urla, delle suppliche: ti prego, no, basta, finiscila. E questo è lo scienziato, quindi c'è la persona che sta dando la scarica, si gira verso lo scienziato e lo dice: ragazzi, qui continua, è normale.
arriva a un certo punto, si arriva nell'area che dice morte, pericolo molto forte di morte o addirittura morte sicura. Le persone cominciano a dire: ma che si fa? Quell'altro dall'altra sala dicono delle suppliche del tipo: vi prego, no, sto morendo, sono anche malato di cuore, roba del genere. La persona si gira e dice: non ti preoccupare, questa è la procedura. Allora, fino a pigiare l'ultimo tasto, che è quello mortale, di sicura morte. Però voi potreste chiedervi quante persone, quindi normali cittadini americani, hanno accettato di fare questa cosa. Secondo voi che percentuale stiamo parlando? Ve lo dico io. Intorno al 70%. Quindi il 70% delle normali persone, quando in presenza di un'autorità che gli dice ciò che stai facendo è giusto, vai, è questa la procedura, ammazzano le altre persone. Questo è un dato di fatto scientifico che è stato replicato in tutti i paesi del mondo e in tutte le stesse situazioni. Ora, ci sono però innanzitutto c'è un grande motivo di sollievo, sapete che c'è almeno un 30% di persone che hanno e ragionano e che hanno un senso morale più forte del senso dell'autorità. Poi ci sono tutta un'altra serie di esperimenti che Milgram fece che sono incredibilmente interessanti. Perché? Perché succede che se la persona che soffre è in diretta presenza, quindi io premo il bottone ma lo vedo, allora la percentuale immediatamente di sadici si abbassa sotto il 20%. Un'altra cosa, se io che sono l'autorità arriva un'altra persona che è un altro scienziato e discute con me, ma sei sicuro di quello? Se diciamo, quindi se l'autorità si inclina, di nuovo si scende sotto il 20%. Allora perché vi dico tutte queste cose? E perché questa cosa è fondamentale capirla in funzione delle piante? Perché tutto questo è direttamente connaturato con l'organizzazione animale. Nell'organizzazione vegetale è un esempio straordinario di ciò che possiamo fare. Ora parliamo di ciò che possiamo fare con l'organizzazione vegetale, però prima dobbiamo dire un altro problema, l'ultimo, delle organizzazioni gerarchiche. Le organizzazioni gerarchiche, l'avete mai sentito parlare del principio di Peter? Il principio di Peter l'avrete sentito forse come una buttata, come uno scherzo, dice che in ogni organizzazione gerarchica ognuno raggiunge il livello della propria incompetenza. Il proprio livello è direttamente in relazione al proprio grado di incompetenza. Questa sembra un gioco di parole e invece è la realtà dei fatti. Perché la realtà dei fatti? Pensate un attimo a un'organizzazione gerarchica perfetta, quindi un'organizzazione gerarchica modello in cui tutto funziona in base al merito, per cui uno parte dal livello più basso. Dopo un po' dice: ma sei bravo, passa al livello più alto, livello 1, sei molto bravo, passa al livello 2, bravo anche nel livello 2, passi al livello 3, bravo anche nel livello 3, passi al livello 4. A un certo punto che succede? Arriverai a un livello in cui dovrai fare delle cose in cui non sei bravo e quindi non passi più di livello, rimani lì. Quindi ciascuno si ferma a livello tipico della propria incompetenza. Questa cosa qui non è una puntata, non è un gioco di parole, è una cosa reale che accade e su cui ci sono dei sistemi e dei modelli teorici molto molto forti che lo provano. Bene, passiamo ora, ritorniamo alle piante, alle nostre amate, alle mie almeno amate piante. Le piante hanno un'organizzazione che è completamente diversa, è un'organizzazione distribuita, quindi è un'organizzazione in cui la risoluzione del problema avviene lì dove appare il problema, e
è un'organizzazione incredibilmente robusta, nel senso che voi potete rimuovere il 90% del corpo di una pianta, la pianta continua tranquillamente a sopravvivere. È un'organizzazione che è molto più vicina a ciò, diciamo, che accade sempre in natura. Allora, cosa accade sempre in natura quando si devono prendere delle decisioni? Anche proprio perché noi abbiamo un modello animale verticistico, riteniamo che anche in natura tutto accada o funzioni nella stessa maniera, ci sono dei capi che prendono le decisioni. In natura le decisioni non vengono mai prese da capi. Anche in quei modelli che vengono spesso citati, che ne so, tipo il branco di lupi, in cui c'è il capobranco non ha niente a che fare con le decisioni, il capobranco è uno che si accoppia. La prerogativa del capobranco è quella di diffondere i propri geni. Quindi si accoppia con tutte le femmine, ma non prende decisioni. Le decisioni in natura si prendono, sono decisioni di gruppo. Che cosa, anche su questa roba qui, voglio dire, ci sono pacchi e pacchi e pacchi enormi di pubblicazioni scientifiche super serie che spiegano come avviene e perché questo è meglio. Allora, esiste una legge in natura che è stata migliaia di volte supportata da evidenze scientifiche, e se volete poi se qualcuno di voi è più interessato ad andare a fondo a questa materia posso citargli tutte, diciamo, gli articoli pubblicati su Nature and Science, non sul bollettino di qualche cosa di strano, quindi su riviste, diciamo, molto autorevole, grazie. Qual è questa legge? Questa legge dice: in qualunque gruppo naturale le decisioni prese dalla maggioranza del gruppo sono sempre migliori della decisione presa dal migliore del gruppo. Attenzione, perché questo è un punto fondamentale, non da un capo qualunque, presa dal migliore del gruppo. Quindi ve la ripeto: in qualunque gruppo naturale le decisioni prese dalla maggioranza del gruppo sono sempre migliori per il gruppo stesso delle decisioni prese dal migliore del gruppo. Voi direte che questa cosa funziona in natura, da noi non funziona, perché questa cosa ricorda molto, molto la questione della democrazia diretta, e quindi il famoso, ve lo dico subito, non sono dei 5 Stelle, no, perché ogni volta che parlo di questa roba qui sento subito questa, non ho nemmeno simpatia, non sono dei 5 Stelle, se diventa una cosa naturale, in natura funziona così. E uno, il problema, questa cosa ricorda molto la democrazia diretta, Atene, tutti in piazza e si decide insieme per qualunque cosa. Socrate fa la prima e fondamentale obiezione, che è quella che appunto sta di cui stavo parlando, dice: ma perché, dice Socrate, se dobbiamo costruire una casa andiamo da un architetto, se dobbiamo fare una nave andiamo da un armatore, se dobbiamo decidere di cose che riguardano tutti noi decidiamo tutti, invece devo decidere io. Questa era la questione di Socrate, che sono un filosofo e quindi ho studiato queste cose. Bene, questa significativa e fondamentale critica che in natura non esiste. E la cosa straordinaria è che non esiste neanche da noi. Cioè, se voi pensate che le nostre singole decisioni all'interno di noi stessi sono prese dal nostro cervello utilizzando un meccanismo di democrazia diretta. Cioè, le decisioni sono prese in questa maniera, sono i neuroni, la maggioranza dei neuroni che si accende, sceglie una decisione. Prende una decisione. È la stessa cosa che accade nelle api, è la stessa cosa che accade dappertutto in natura. E la cosa straordinaria di tutto questo è che noi non usiamo la logica. Attenzione, perché qui arriviamo ora al punto fondamentale che ci ricollega le piante. Il nostro cervello, noi non prendiamo
Noi prendiamo soltanto una piccolissima quantità di decisioni, queste sono le neuroscienze che ce le insegnano, utilizzando la corteccia cerebrale, quindi i lobi frontali, il luogo di elaborazione delle informazioni, dove si prendono le decisioni, per quando parliamo di logica. La maggior parte delle nostre decisioni vengono prese in maniera del tutto, diciamo, chiamiamola così, istintiva, naturale, cioè nella stessa maniera in cui le prendono le piante, per capirci, quindi senza utilizzare alcuna logica. Addirittura le neuroscienze ci hanno mostrato che le decisioni sono immediate e che poi noi ci costruiamo sopra, è una cosa che tutti voi sapete, tutti voi avrete chissà quante volte provato. Noi prendiamo delle decisioni istintive, questa persona mi sta simpatica, questa no, e poi sopra ci costruiamo tutto un ragionamento logico che ci porta a dire perché. È tanta vera questa cosa, pensate che c'era Benjamin Franklin, a un certo punto decide di costruire una cosa che si chiama il bilancio logico. Scrive a un suo nipote che gli diceva che gli poneva un problema. E Benjamin Franklin scrive e dice: guarda, è facile, fai come me. Io sono una persona molto logica, molto razionale. Ogni volta che devo prendere una decisione su un problema, prendo un foglio, lo divido in due e faccio un bilancio. Da una parte metto i pro e dall'altra parte metto i contro. E poi tiro la linea sotto e vediamo e guardo che cosa viene fuori. Se sono più i pro, se è positivo o negativo. Questa che è una cosa che immagino uno potrebbe dire, beh, cavolo, sembra funzionare. Allora vi faccio il caso di una persona che per me è probabilmente la persona più intelligente che sia mai nata sulla Terra, che è Charles Darwin. Non solo per me, diciamo, tipo anche per esempio Crick, quello di Crick e Watson, disse che Darwin è la persona più importante mai nata sulla Terra. Per una serie di motivi che probabilmente chi non è molto attento all'idea di sapere che cosa è la vita non può neanche capire bene, ma insomma non si capisce niente se non pensiamo alle cose come ci ha insegnato a vedere l'altro. Nulla, non si capisce proprio, c'è una frase famosa che dice: nulla nella vita ha un senso se non alla luce della teoria, che non è la teoria dell'evoluzione. Quindi questa persona che io stimo molto, come intelligenza, un giorno si trova a risolvere un problema che ha afflitto molti di noi, che è: mi sposo o non mi sposo? E quindi, che fa Darwin? Dice: vabbè, facile, sono una persona logica, razionale, prendo il mio foglio, lo divido in due, da una parte ci scrive tu marry e dall'altra parte non tu marry, mi sposo e non mi sposo. E potete trovarlo, questo, se guardate in internet e cercate Tumelli Darwin, lo trovate, proprio vedete il foglio dei suoi taccuini, su cui lui inizia di buona volontà, lo immagino, io non c'avevo 26 anni, dico, va, cominciamo, mi sposto, quali sono i vantaggi? E si ferma subito, cioè, scrive una cosa che è, il primo punto è una compagnia per la vecchiaia. Poi si vede, è buffo, se guardate il taccuino, proprio quasi vi sembra di capire il suo problema, perché c'è uno spazio, come dire, no, ma che scrivo? E poi scrive al secondo punto: sempre meglio di un cane. Questo è il secondo punto che lui riesce a pensare come vantaggio di sposarsi, e poi al terzo punto, distaccato, una cosa che non so come mai l'abbia messa lì: è bello avere persone per casa. Questi sono i punti che lui riesce a trovare con la sua intelligenza dei vantaggi. Poi se volete vedere, dall'altra parte c'è un filtro enorme che inizia con: non avrò più tempo per vedere i miei amici, non potrò più leggere quanto mi pare piace, avrò bisogno di chissà quanti soldi,
e molto probabilmente dovrò andare via da Londra. E c'è tutta una serie enorme, enorme di, non mi ricordo più, di punti. Secondo voi che fa? Ragiona logicamente? Quindi fa questo bel bilancio e dice non mi sposo, 6 mesi dopo si sposa. Se il menogeno non ci ha neanche pensato un attimo. Questo aneddoto ci fa capire che anche la nostra sopravvalutata capacità di prendere le decisioni in maniera logica e razionale non funziona, non è così. Noi prendiamo le decisioni nella stessa maniera in cui le prendono le piante, in una maniera non logica, non verticistica, ma distribuita. Ora, il futuro. Mamma mia, mi sto annoiando molto. Il futuro che cos'è? Il futuro sono le organizzazioni ispirate dalle piante. Cioè, pensate a Internet. Internet è veramente il segno della modernità. Internet è una rivoluzione di cui non ci rendiamo ancora conto, ma è una cosa superiore. Per me, io credo che abbia un'importanza pari all'invenzione del fuoco, una cosa del genere, cioè una cosa che farà cambiare l'umanità in una maniera di cui ancora non abbiamo alcun tipo di settore, perché Internet non è Facebook, WhatsApp e queste cose qui. Internet è una rete che ci unisce tutti. Questa è la questione straordinaria. Noi non eravamo mai stati tutti uniti prima di Internet. Internet è costruita esattamente come una pianta. Se voi guardate una rappresentazione topografica delle connessioni di Internet e poi guardate una rappresentazione topografica di un apparato radicale, vi accorgete che è la stessa identica cosa. E perché? Perché Internet, per una serie di casualità fortunate, nasce per lo stesso motivo per cui nasce un apparato radicale. Nasce per resistere alla predazione. Ora, ultimamente sto leggendo che no, che è una leggenda, però è una leggenda che a me piace, e io non credo neanche che sia tanto una leggenda, ma insomma, però ci sono alcuni su Internet che dicono no, non è nato così Internet. Però, finora, si è detto che Internet nasceva da una rete militare. A un certo punto gli americani si accorgono di avere un sistema della difesa centralizzato, in cui c'era il famoso comando, quella cosa che abbiamo visto in tutti i film di guerra, il comando in capo, lo stato maggiore. E per cui si chiedono, ma scusa, visto che siamo in un'epoca di bombe atomiche, se l'Unione Sovietica ci spara la prima bomba atomica sul comando in capo, abbiamo perso qualunque capacità di rispondere. Noi abbiamo perso la guerra. Come crollarono gli aztechi e gli incas. Allora, costruiscono una rete che mette in comunicazione le basi, tutte le diverse basi della difesa americana, che poteva, diciamo, continuare a funzionare, non aveva un centro di comando, poteva continuare a funzionare anche se veniva asportata a gran parte, quindi perfettamente come le piante. Questa cosa qui ha cambiato il mondo, perché Internet ci ha messo tutti quanti in comunicazione e ha creato, ed è un'infrastruttura che cambierà tutto quanto e sta già cambiando tutto quanto. Tutte le organizzazioni che continueranno ad essere centralizzate verranno inevitabilmente spazzate via. Non c'è verso. Sono certissimo di questo. Guardate che tutto quello di cui si parla oggi, per esempio avete sentito parlare delle monete elettroniche, i bitcoin sono una moneta decentralizzata, è per questo che vincerà. Non c'è una banca centrale che prende una cifra su ogni movimento e che ne governa l'espansione della politica. E non sono... Qual è? Perché dite voi, ma le banche centrali sono forti, non permetteranno mai che avvenga una cosa del genere. No, perché il grande e incredibile vantaggio di quello di ciò che è decentralizzato è che è non stoppabile, non si ferma. Vi faccio un esempio per farvi capire come funzionano queste cose. Nel 1999 l'industria musicale era in mano a 5 major, 5. Possedevano tutti gli artisti, chiunque suonasse,
sul pianeta o producesse dei dischi era patrimonio di queste cinque bestie, le quali facevano quello che volevano ovviamente di questa produzione musicale. Nel 1999 un ragazzino, un giorno di 19 anni, 18, inventa una cosa che si chiamava Napster. Napster inventa sta cosa con cui voleva semplicemente condividere la sua musica con i suoi amici. E quindi inventa, nel giro di 6 mesi Napster è scaricato da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo che si scambiano gratuitamente musica. Ok, però Napster non era un'organizzazione, non era ancora decentralizzato, perché aveva un server centrale. Tanto è vero che le mail fanno causa e bloccano questo server. Passano 2 mesi e nasce, non ricordo se è Casato o cosa del genere, nascono degli altri programmi, fino a un programma che si chiama iMule. iMule nasce un anno dopo Napster, quindi è passato un anno. iMule è completamente decentralizzato, vuol dire che non c'è un server, non c'è neanche colui che ha fatto il programma, perché è un open source, vuol dire che ogni persona ha messo un pezzettino e non si ferma, tanto non si ferma che dopo iMule l'industria discografica crolla, cambia. Ecco, oggi è una cosa diversa, completamente diversa da quello che era semplicemente pochi anni fa. Questo è. Ora, se voi pensate al numero di invece industrie che ancora funzionano nella vecchia maniera, voi vi accorgete come il futuro sarà per forza di cose un futuro distribuito. Il futuro è distribuito perché il futuro distribuito non è controllabile. E vi faccio degli esempi di cose che sono già avvenute, che accadono e che funzionano. Una sono le monete elettroniche. Ma poi ce ne sono tanti, non pensate che un'organizzazione distribuita sia un'organizzazione che non ha regole, è una cosa molto diversa, è un'organizzazione che ha delle regole diverse. Esistono organizzazioni distribuite che addirittura sono delle cellule multinazionali del pomodoro negli Stati Uniti, che si chiama Morningstar, che funziona in questa maniera, non ha manager ed è incredibilmente efficiente. Delle possibilità da questo punto, Wikipedia funziona in questa maniera. Allora, Wikipedia, voi probabilmente avrete potuto sentire dire, ma è piena di stupidaggini, di errori, ma no, ma se non vorrai mica andare a prendere le informazioni su Wikipedia, sì, esattamente, è il posto migliore dove prendere le informazioni. Sappiate che Science, meno di un anno fa, ha preso in esame 10.000 lemmi casuali, cioè ha estratto 10.000 lemmi e li ha messi in comparazione con le principali enciclopedie del mondo. Allora sappiate che su 10.000 lemmi, 9.997 avevano maggior dettaglio, maggior ampiezza, maggior profondità e minor numero di errori in Wikipedia. E voi vi potreste chiedere, ma com'è possibile? Perché Wikipedia è una situazione, è un'organizzazione completamente decentralizzata. Un'organizzazione in cui non c'è un capo con degli ordini che dice dovete fare questo, questo e quest'altro. Non c'è assolutamente niente. Voi vi iscrivete e cominciate a compilare le vostre cose. E cosa accade? Io potrei iscrivermi, andare alla voce onde gravitazionali delle quali non so nulla e scrivere tranquillamente: le onde gravitazionali sono il sospiro delle fate che si propaga nell'universo. Lo posso scrivere. Che succede? Queste sono le organizzazioni, l'auto-organizzazione, l'auto-regolazione. 10.000 fisici che sono su Wikipedia, un istante dopo che ho scritto questa cosa della gravitazione, me la cancellano e mi mettono e non mi fanno scrivere più null'altro di queste stupidaggini. Queste organizzazioni ne esistono da gli alcolisti anonimi sono un'organizzazione di incredibile successo e diffusa in tutto il mondo che funziona in questa maniera. È un'organizzazione distribuita. Perché è distribuita? Perché il fondatore degli alcolisti anonimi era un signore, era un alcolista, il quale
Un giorno il medico gli dice: guarda, se tu non la smetti di bere c'hai pochi mesi di vita. E lui si accorge di una cosa che è anche questa insita nelle organizzazioni, nei livelli gerarchici. Perché questo è un medico, quindi una gerarchia che gli dice: non sei bene, muori. E lui dice: ma se almeno lo dice qualcuno, mi impedisce di fare una cosa, a me non mi riesce. Se qualcuno mi vieta di fare una cosa, io non smetterò mai di bere, perché me lo ha detto il medico. Che quando invece, che cos'è che potrebbe essere aiutarmi a smettere di bere? Essere insieme a tante altre persone che come me hanno questo stesso problema di smettere di bere. E l'un con l'altro ci diciamo: oh, forse è meglio se smettiamo. E questi costruiscono tutta l'organizzazione, quindi tutta l'organizzazione, ci sono dei punti, ci sono delle regole. Questo di nuovo è il punto, non è che un'organizzazione decentrata non ha regole diverse. Ci sono delle regole che hanno portato l'organizzazione a diventare una delle organizzazioni più grandi che esistono al mondo. Tanto si può fare questa cosa che ora una delle ultime cose, che questa lo chiedo, una cosa qualche mese, qualche settimana fa, un mese fa, tre settimane fa. Conoscete Slow Food? Slow Food è un'organizzazione enorme oggi, è presente in 150 paesi ed è organizzata in una maniera perfettamente piramidale. In ogni regione ci sono delle condotte, poi c'è il capo regionale, il capo nazionale e il capo internazionale, che è il capo regionale. E ogni volta lo rieleggono, è sempre. E quindi è una specie di un impero. Evidentemente questa organizzazione Slow Food Internazionale ha fatto un convegno in Cina, in cui c'erano tutti i delegati di tutti i paesi del mondo, e mi hanno chiesto di fare una lecture spiegando se era possibile pensare a un'organizzazione diversa. Slow Food, diciamo che non è un'organizzazione piccola, lo ripeto, è un'organizzazione che veramente enorme, sta cambiando, ha deciso di cambiare in una struttura di tipo distribuito, di tipo orizzontale, non verticale, che è una cosa che, come dire, è straordinariamente affascinante, perché va contro i problemi. Qual è il problema principale di Slow Food, a detta di Carlo Pettinetti? Che non è più innovativa. Tutte le organizzazioni di questo tipo alla fine si bloccano. Medici Senza Frontiere ha lo stesso problema. Sono tutte organizzazioni che poi, diciamo, si catalizzano intorno a una persona, hanno una persona che è un catalizzatore, e che diventano, che continuando a fare un'opera meritoria, però non hanno più quella spinta di innovazione, di capacità, di efficienza che avevano all'inizio. E quindi devono avere la forza di cambiare. Perché, ecco, questo veramente finisco, mi sono accorto che vi ho parlato di tutto tranne che delle piante, però voi avete capito che le piante stanno lì e fanno queste cose che noi non facciamo. E il futuro è proprio prendere ispirazione dalle piante. Le piante si sono evolute per 500 milioni di anni, in questa maniera, diciamo, su una rete che noi invece soltanto ora, da pochissimi anni, stiamo imparando a conoscere. E allora la mia speranza è che noi capiamo velocemente questo, e capiamo che abbiamo una fonte di ispirazione, c'è qualche cosa che possiamo studiare per vedere come ha risolto quei problemi, e possiamo replicare queste soluzioni. Diceva prima la signora che sono un ottimista, e ha perfettamente ragione. Io sono molto ottimista, e non perché sono proprio scemo, perché è una delle cose che è famosa, no? Io sono ottimista nel senso che credo che ci siano delle grandi possibilità. Uno dei problemi, i catastrofisti oggi sono tanti, tutti, uno dei problemi principali che viene portato sempre come
supporto per questo, diciamo, pessimismo cosmico è: nel 2050 saremo 10 miliardi. Questa frase è un'altra di quelle frasi. Nel 2050, cioè, prendete un articolo qualunque, climate change, food, safety, nel 2050 saremo 10 miliardi. E allora mi vedrete da dire una cosa che non a Roma, che però non la dico. saremo 10 miliardi. Questa è una grande opportunità. 10 miliardi di persone non sono soltanto 10 miliardi di persone che mangiano, sono anche 10 miliardi di cervelli. E io ho una grande fiducia invece nei nostri cervelli. Se questi 3 miliardi di cervelli in più che arriveranno saranno lasciati liberi di pensare, allora questa è un'opportunità incredibile ed enorme per noi, non è un problema. Però per fare questo, e qui il punto, credo che dobbiamo cambiare proprio le nostre organizzazioni e dobbiamo ispirarci al modo in cui le piante fanno questo. Grazie. Possiamo usare le piante, oltre che come esempio, come quelli che ha scritto, quelli che ha detto, anche in maniera, diciamo, utilitaristica e innovativa. Cioè noi per il momento le usiamo per il legno e per mangiare. Possiamo usarle contro i terremoti, per capire se come arrivano dei nemici? Possiamo cogliere in qualche maniera la comunicazione con loro? E l'altra domanda, gliela faccio addirittura così, no? È se lei davvero ritiene che, mettendoci parecchi investimenti, noi siamo in grado di, come abbiamo riprodotto altre cose, di replicare il meccanismo della fotosintesi, certo, per risolvere il nostro problema energetico. Iniziamo da questo, perché questo è il punto fondamentale. Le piante hanno un organo, un affarino che sta nella cellula, che si chiama cloroplasto, un affarino minuscolo, che è in grado di fare una cosa straordinaria: prendere l'energia della luce, del sole, prendere la CO2 e trasformare questa cosa in energia chimica, che è quella che è glucosio. Dal glucosio voi ci potete fare l'alcol, ci potete fare la benzina, ci potete fare qualunque cosa. Allora, questa è una cosa sì che mi sono sempre chiesto: per quale motivo investiamo delle cifre spaventose in cercando di avere delle fonti energetiche di tipo fisico? Per esempio, ho lavorato sulla fusione, su cui sono state investite delle cifre spaventose. Quando abbiamo un processo naturale che, se noi riuscissimo a replicare, risolverebbe qualunque nostro problema energetico per sempre. E come materiale di scarto, questo processo non ha della roba radioattiva, come processo il materiale di scarto della fotosintesi e l'ossigeno. Questo è il materiale. Me lo sono sempre chiesto. Voi lo sapete quanti sono i gruppi oggi di persone, gruppi nel mondo, che studiano seriamente la capacità di poter, la possibilità di fare fotosintesi artificiale? Li conosco tutti, sono 5. 5, dei quali 2 sono anche scarsini. Quindi sono 3 gruppi nel mondo, ma mi sembra una cosa ragionevole. A me no, a me queste sono delle questioni che
non riesco a comprendere. Questo allora, così come il futuro, il prossimo secolo sarà il secolo della distribuzione, se c'è un notaio, io metto anche questa cosa qui, il prossimo secolo sarà il secolo della biologia. L'innovazione tecnologica vera per l'uomo è l'innovazione biologica. Noi con la biologia possiamo fare tantissime cose. Prima le dicevo cosa si può fare, come possiamo utilizzare gli impianti. Le abbiamo sempre utilizzate come fonte di energia, ora potremmo addirittura, se possibile, limitare questo processo. Possiamo utilizzare le piante per bonificare i terreni. Un'altra cosa che si sa da tempo, funziona benissimo, ma nessuno non viene messa in atto. Possiamo usare le piante per purificare l'aria, per purificare l'aria interna. L'aria interna degli edifici è uno dei problemi che verrà fuori prima o poi, perché sappiate che in qualunque edificio pubblico, ufficio, eccetera, c'è un inquinamento che è molto superiore a quello esterno, molto. Noi stiamo facendo dei rilievi da 10 anni, non abbiamo mai trovato un solo ufficio in cui ci sia una qualità dell'aria interna migliore di quella esterna, quindi è sempre meglio stare con le finestre aperte, anche se uno vive a Pechino. È meglio stare con le finestre aperte perché dentro si concentrano gli inquinanti, gli altri sono in grado di disinquinare. E poi ci sono tutti quei benefici di cui noi non ci rendiamo conto, ma che sono tantissimi e sono quelli più importanti probabilmente. Ve ne cito soltanto alcuni, a parità di qualunque altro parametro, nelle città. Nei prossimi, già oggi siamo intorno al 60% della popolazione vive nelle città. Nel 2050, il famoso 2050, è previsto che saremo i 2/3 della popolazione vivrà in grandi città. Bene, nelle città, a parità di qualunque altro parametro, i quartieri dove c'è più verde, dove hanno più verde, sono i quartieri che hanno, a parità di qualunque parametro, perché una delle critiche è beh, certo, c'è verde, quindi hanno un reddito più alto. No. A parità di parametri, dove c'è più verde ci sono meno malattie di tipo nervoso, meno crimini contro la persona, meno numero di suicidi, aspettativa di vita più lunga, chi si rompe un femore e fa l'operazione di rinsaldamento, lo faccia il rinsaldamento in presenza di piante, i tempi di degenza si accorciano del 50%. Quando vi dico queste cose, non vi sto dicendo dei numeri a cavolo, sono numeri su cui c'è una letteratura enorme. E uno potrebbe dire, allora perché non? Come mai non si fa nulla? Perché noi abbiamo un cervello che non utilizziamo. Sì. Allora, io faccio una. Innanzitutto ti do del tu. Certo. Ti ringrazio per il libro, per la presentazione, l'ho letto con un piacere, grazie. È stato molto interessante e lo sto anche consigliando in giro. Avevo delle considerazioni da fare, sì, sulle cose che hai detto, partendo dal singolo Yin e Yang che hai iniziato. Del quale non sono. Appunto. No, nel senso che quelle due cose non sono contrapposte. Ah, ecco, faccio bene a dire bianco e nero. Anche bianco e nero, ma Yin e Yang si fondono per essere un sistema. Quindi la questione, sì, parlo ad alta voce, è: io non voglio fare il difensore degli animali, ma il fatto che la biomassa del pianeta sia del 99% sì, di piante, eccetera, eccetera, non significa che la funzionalità di altri esseri viventi come animali, e includo animali ma anche batteri, penso che la logica forse debba essere spostata a un piano superiore, a un livello gerarchico superiore, che è quello dell'ecosistema. Quindi le piante, secondo me, senza batteri e anche senza animali, non potrebbero comunque sopravvivere. Senza i batteri forse possono discutere, senza animali tranquillamente. Però il controllo dei
feedback diciamo di controllo, per cui una pianta o un organismo vivente, una comunità vegetale, se non ha un controllo sulla crescita della popolazione, significherebbe che avremo una perdita, una crescita esponenziale della popolazione. A un certo punto si crollerebbe, si autolimiterebbe. No, a un certo punto crollerebbe perché le risorse sarebbero finite. Certo. Se non ci sono i batteri, non abbiamo mineralizzazione, quindi quelle piante non potrebbero ricrescere. Quindi il discorso che fai tu mi sta perfettamente bene, sono convinto però che forse il discorso dovrebbe essere spostato a un livello superiore. È una considerazione generale, qui magari possiamo discutere. Quello che mi piacerebbe, secondo me dovrebbe essere interessante, è che l'organizzazione diffusa non è un'organizzazione diffusa delle piante, ma è un'organizzazione diffusa a livello ecosistemico, che è un concetto che mi porta su una scala gerarchica superiore. Ecco, questo è quello su cui volevo discutere un attimo con te. L'ultima cosa, e poi taccio per sempre, è sugli esempi di società. Voglio dire, tu hai parlato di organizzazione gerarchica piramidale, ma gli esempi che hai fatto sono sempre ed esclusivamente riferiti a delle società strutturate come la società umana, potrei essere d'accordo anche sulle formiche o sulle api, ma per altre specie viventi, per altri animali, questo tipo di organizzazione non è presente, quindi forse bisognerebbe un attimo discutere. No, ma infatti una cosa che ho detto è quella che in natura nelle piante l'organizzazione distribuita è inerente al corpo, non al corpo della pianta, la pianta è un'organizzazione distribuita. Poi ho detto invece che in natura, quindi in natura intendo anche quella piccola percentuale di animali, c'è una regola generale che va a favore proprio delle organizzazioni di tipo distribuito. No, per il resto hai ragione, nel senso che è chiaro che tutto può essere inquadrato a livelli via via superiori, anzi. Oppure uno dovrebbe prendere la teoria di Gaia e vedere quindi il pianeta come un unico essere vivente, però diventa una cosa, secondo me tu sei il mio collega, me lo immaginate, ad occhio e croce, perché poi perché diventa poi una cosa che è di interesse, diciamo, per noi. Però se io ne parlo in pubblico, la gente si fa due cose così, e quindi per ora diciamo prendo questo 99,7% e cerco di portarlo avanti, poi ci occupiamo delle... comunque è ovvio che hai ragione, la vita è una vita di relazione, tutto è connesso, certo, prego. Domanda molto semplice. L'inquinamento atmosferico, il pericolo di questo impazzimento del clima, no? Cioè è una questione sistemica generale, a me inquieta molto. E mi inquieta molto vedere, per esempio, faccio l'esempio di quest'autunno in cui le piante dicono: ma queste impazziranno anche loro, perché non riescono più a perdere le foglie in modo giusto per l'autunno, e poi addirittura crescono le margherite nel prato, no? Si vede autunno e primavera insieme. Allora, rispetto a questo, cosa? Dunque, ci sono buone notizie e cattive notizie. E le cattive notizie sono che lei ha ragione, il clima ha una forte influenza sulle piante, e tant'è vero che molte piante che cosa stanno facendo? Lo stiamo vedendo, migrano. Cioè si spostano, diciamo, con il cambiamento del clima. Per cui arrivano delle specie che una volta noi non avevamo, che vengono chiamate specie aliene, cose che a me non piace. A me piacciono tutte le piante, l'ailanto, chissà quanti di voi lo odiano. Io lo amo. Che vi devo dire? È quella pianta meravigliosa che cresce lungo le ferrovie, dove c'è un buco cresce un ailanto. Una meraviglia. Quindi le piante però hanno una caratteristica particolare. E quindi le cattive notizie sono che si modifica l'ecosistema. E questo è ovvio.
Quindi si modifica su un livello, su un equilibrio che è diverso rispetto a quello che abbiamo oggi. La buona notizia è per le piante, non per noi, per noi no. Per le piante sono incredibilmente più elastiche e flessibili rispetto agli animali, proprio per il motivo che le dicevo prima, per il fatto che non se ne vanno in giro, tranne che di generazione in generazione con i semi, sono molto più flessibili degli animali nel contrastare i cambiamenti ambientali. E per esempio è successa, è stata proprio di qualche mese fa, una bellissima ricerca che mostra come le piante oggi hanno aumentato la capacità di consumare anidride carbonica. Cioè, siccome c'è più anidride carbonica nell'aria, e l'anidride carbonica per le piante è una manna, cioè questo è un altro problema. Questa cosa che a noi spaventa molto, che provoca il cambiamento climatico, l'effetto serra, eccetera, le piante è il carburante, le piante prendono l'anidride carbonica e la fissano con la fotosintesi. Infatti stiamo andando di fronte a due fenomeni che sono già abbastanza evidenti, che le piante crescono di più, diventano più grandi e sono più efficienti nel fissare l'anidride carbonica. Se uno la volesse vedere nell'ottica del collega, potremmo pensare che è un modo in cui la Terra sta riequilibrando se stessa a questo aumento dell'anidride carbonica. O in altre parole ancora più semplici, il cambiamento climatico è un problema per noi uomini, ma per la vita sulla Terra no. Questo è il punto, cioè la vita sulla Terra si riequilibra a un altro livello di anidride carbonica tranquillamente, noi scompariremo e quindi, tra l'altro, se scompariremo, perché hanno fatto di queste stupidaggini, dimostreremo una cosa straordinaria che vorrei fosse chiara a tutti, che noi non siamo il meglio perché abbiamo questo grande cervello, perché il meglio non esiste. Nell'evoluzione viene premiato il più adatto, e uno è il più adatto che va avanti. Uno potrebbe pensare, beh, con questo po' di cervello sei di sicuro il più adatto. No, perché potremmo tranquillamente usarlo male, nel senso, a me immaginare delle comunità di mucche che fanno qualche cosa per cui si estinguono ho dei problemi. Invece noi che facciamo qualcosa per cui ci estinguiamo lo riesco a immaginare. Però sono anche, come dicevo prima, molto ottimista, quindi credo che non lo faremo e che lo utilizzeremo per il meglio. Però il problema dei cambiamenti climatici è un problema nostro e ora. Non è un problema generale, nel senso che scompariamo noi uomini, oppure scompare qualcosa. Cambia, è chiaro che se si sciolgono i poli e si alza il livello del mare di 1,5 metri, cosa che fortunatamente non c'è nessun modello che dice niente del genere, qualche cosa cambia, però ai fini della presenza della vita sulla Terra è assolutamente ininfluente. Posso fare una domanda? Sì, volevo chiedere se hai mai analizzato il punto di vista per cui le piante sono sicuramente le più intelligenti al mondo, nel senso che per cui le piante sono sicuramente gli esseri più intelligenti al mondo, perché al fine di non farsi predare dagli animali, no? Che gli animali sono quelli folivori che gli predano i polmoni, cioè le foglie, sono quelli semivori che gli predano i figli, cioè i semi, sono quelli radivori che gli predano il cervello, cioè le radici, nel corso del loro 3,5 miliardi di vita, 60 milioni di anni fa hanno appeso i frutti in modo tale da non solo non essere predate, ma attraverso la disseminazione zoocora di diffondere i propri figli. E in una sorta di win-win, perché è vero che loro sfruttano gli animali per questo, ma in simbiosi, quindi l'animale mangia il frutto, dissemina il figlio e la pianta dal suo punto di vista è ineccepibile. E più la seconda cosa che volevo chiederti è se hai mai analizzato il fatto che, dato che hai dato un taglio sociale alla conferenza, che i due strumenti politici che più si avvicinano alle piante sono il referendum svizzero, mutuato anche in California, e il bilancio partecipativo di Porto Alegre, grazie al quale si sono rifatte le fognature a Porto Alegre. Mi dicono che dobbiamo riprendere sulle discussioni perché è sempre dunque. Allora, cominciamo dal è vero che
con i frutti, ma anche con i fiori direi innanzitutto, più che con i frutti, inizia una storia di collaborazione importante con gli animali. Questa storia di collaborazione però, e questa è la questione interessante, in molti casi è come dicevi tu, win-to-win, quindi o in termini più tecnici una simbiosi, è una cosa che va bene a te e va bene a me. Ci sono molti, però noi abbiamo sempre guardato a questa relazione dal punto di vista animale, mentre invece vengono fuori delle cose che sono incredibilmente interessanti. Vi faccio un esempio. Perché un'ape? Cercate di dire, questo è un problemino semplice. Come mai un'ape che va, esce la mattina dal suo alveare, si poggia sul primo fiore della specie A, poi se non rimane sempre su quella specie A, non avrebbe alcun senso nell'impollinazione, non so se è chiara questa cosa. Immaginate un campo pieno di fiori. L'impollinazione ha senso semplicemente se un'ape va da una specie alla stessa specie sempre. Perché lo fa? Perché questo è quello che succede. Se l'ape prendesse come sarebbe plausibile, no? Vado sul primo fiore, prendo il polline, poi vado sul fiore che c'è accanto. Perché mi devo fare? Devo andare da sempre dalla stessa pianta. Come mai? Questa che viene chiamata dagli entomologi fedeltà di bottinamento. Questa fedeltà di bottinamento ha un'unica ragione d'essere, è a favore della pianta, e quindi la pianta deve in qualche maniera indurla. Ora, c'è un esempio straordinario di che cosa fanno le piante con l'impollinazione. Ti racconto questa qui, Giuliana. Sì. La sento. No, sto scherzando. Un anno e mezzo fa esce su Science questa meravigliosa ricerca sui fiori di agrumi e di caffè. Allora, che cosa fa una qualunque pianta di agrumi? Un arancio, un limone, un mandarino, quello che volete. Apre il fiore, aspetta che arrivi l'impollinatore, quindi l'ape. L'ape entra nel fiore, porta il polline, prende il polline, prende il nettare, eccetera, eccetera, si muove. Bene, sappiate che in quei pochi istanti in cui l'ape è dentro il fiore è in grado di percepire se quell'ape è brava. Cioè se ci sta tanto dentro per benino col polline. Allora se è brava, gli aumenta nel nettare istantaneamente la quantità di caffeina. Cioè la caffeina aumenta di modo che l'ape beve il nettare. La caffeina gli attiva il cervello e si ricorda di quella pianta. Polline. Se la pianta non è brava, se l'ape, scusate, non è brava, cioè porta poco polline, e se non fa quello che deve fare, diciamo, nella maniera adatta in cui si deve fare, la pianta immediatamente toglie tutto tutta la caffeina dal nettare, di modo che quando l'ape prende il nettare non ci avrebbe nessuna attivazione, non si ricordi più di quella pianta. Quindi, dimostrando in maniera abbastanza evidente il fatto che ci sono tantissimi casi in cui le piante manipolano gli animali. Ve ne cito un'altra, l'ultima, giuro, proprio che è proprio di 2 mesi fa perché è bellissima. Il pomodoro, che è su cui arrivano i caterpillar, i bruchi, e iniziano a mangiarne le foglie. Bene, se la quantità, diciamo, di predazione da parte dei bruchi è superiore a un certo livello, la pianta comincia a produrre, la pianta di pomodoro, non è una pianta così esotica, inizia a produrre una sostanza chimica che viene ingerita dal bruco e che lo rende cannibale. Cioè attiva sempre il cervello del bruco e il bruco inizia a mangiare i suoi simili fino a riportare la popolazione fino a un livello che è tollerabile per la pianta. Questi sono ricerche che stanno veramente uscendo soltanto negli ultimi mesi e che ci fanno vedere da un'ottica completamente diversa le capacità delle piante. Pensate poi che questa non è soltanto la pianta che
è in grado di immediatamente cambiare con la chimica il comportamento degli animali, ma in più diffonde questa notizia in giro. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che non è soltanto quella pianta che in quel momento è predata, che sta producendo quella sostanza che rende cannibali i bruchi, ma sono anche tutte le piante vicine che sono avvertite e producono quella sostanza. Quindi, insomma, le relazioni con gli animali sono tante, importantissime, ma anche noi le abbiamo sempre guardate dal punto di vista degli animali. Se le guardiamo dal punto di vista delle piante, ci accorgiamo spesso di un capovolgimento completo tra le specie.